Ciao, siamo Sara e Claudio. Ciao. E siamo due artisti di Firenze che si occupano di animazione. Abbiamo lavorato insieme alla realizzazione del video animato del cortometraggio Madre. Il tema è importante e abbiamo cercato di affrontare questo tema spinoso, anche molto attuale e doloroso, cercando di vederlo da un punto di vista il più possibile poetico, il più possibile che richiamasse con delle immagini quello che avviene in mare e quello che avviene in generale in queste situazioni, cercando insomma di non puntare tanto sulla tragicità, ma di insomma, più sulla delicatezza. Esatto, cercare di raccontarlo in maniera più delicata e più poetica. E poetica possibile. Secondo noi l'animazione è il mezzo più poetico per poter portare di fronte a molti occhi tematiche così importanti e anche forse pesanti. Come scenario, come immaginazione ci siamo ispirati a varie cose. Sicuramente ai quadri di Turner per i colori. Esatto, per i colori e soprattutto per quelle atmosfere anche un po' sì. Diciamo rarefatte, no? Sì. Per le immagini, soprattutto le immagini finali e alcune cose proprio della postura dei personaggi. Ci ha ispirato anche molto Klimt, ci hanno colpito, almeno nelle immagini che vedevamo, nella ricerca che abbiamo fatto, ci ha colpito vedere quando i migranti venivano tratti in salvo, esatto, venivano ricoperti di queste coperte appunto termiche dorate, sì, che ci hanno un po' ricordato quell'atmosfera. E anche il vestito con i fiori. Esatto, il vestito, esatto, sì. E quindi abbiamo provato a riportare quella sensazione, sì, lì, la tenerezza anche fra la madre e il figlio nell'abbraccio che c'è anche durante il viaggio in barca. La madre abbiamo proprio voluto che fosse tenera e delicata. Il video parte con una figura molto sottile in lontananza che deve affrontare delle dune di sabbia. Abbiamo cercato con le texture e con i colori di rendere un po' desolato il paesaggio, la figura è sola all'interno di questo grande disegno di dune e quando arriva al mare, anche il mare non è cristallino, non è di un blu o azzurro che ricorda esatto. Un mare piacevole, pacifico, è un viola che comunque dà la sensazione che ci sia una sfida da affrontare. Poi abbiamo la scena della barca, abbiamo deciso di tenere il mare molto alto sulla linea dell'orizzonte e far sì che la barca sia piccolina, ristretta, proprio per dare la sensazione di paura, di soffocamento. Sì, all'inizio quasi non si potrebbe anche non capire che una barca è una cosa, è un qualcosa in lontananza, poi piano piano ci avviciniamo e capiamo quello che sta succedendo. Sì, poi appunto la vediamo dall'alto, quindi vediamo che è una nave piena di persone, affollata. Poi andiamo sulla madre e sul bambino con un close-up molto ravvicinato verso le loro facce per far uscire le emozioni di questi due personaggi che trainano la storia. Poi arriva il mare, l'onda che porta giù la barca. Che li travolge fino a questa pioggia di corpi, sì, che insomma. Sì, abbiamo pensato di rendere i corpi, diventano solo linee, diventano delle linee bianche che vanno a sfumare sempre di più nella profondità. C'è la sensazione di una mano che cerca di tirarsi su ma non riesce e poi sempre questo abbraccio, la mamma e il bambino non sono mai separati, sono sempre vicini, si tengono stretti anche mentre stanno cadendo. E poi ci sono queste mani che rappresentano e dovrebbero rappresentare gli aiuti che vengono dati a queste persone che riescono finalmente a tirarli su e quindi quando poi il bambino riapre gli occhi è sempre abbracciato la madre, ma in questa coperta d'oro che dà un colore che prima c'era ma era spento, adesso invece è molto vivo, sì, molto vivido. E alla fine ci sono i passi del prima del bambino che è contento, è un passo più curioso, più veloce, e poi quello della madre che segue e entrambi i passi scrivono la scritta Europa. E ci auguriamo e speriamo che appunto con questo video in qualche modo, anche se è una cosa molto piccola, possa in qualche modo aiutare concretamente, sensibilizzare innanzitutto e poi aiutare anche, perché no, concretamente appunto chi è in difficoltà.